Sì, certo. Uè, bella, sì. Sta bene? Dimmi, sì. Devo fare un video su Clash Royale. Oggi, in questo preciso momento. Devo cambiare deck. Cioè... Ok, lo cambio un attimo, aspetta. Mettiamo strada. Mettiamo questo. Ok, sì, ho cambiato deck. Devo farci anche un video. Ah, vabbè, ce lo sapevo. Quindi devo farci un video su questo deck. Porca cazzo. Speriamo bene. Va bene. Iniziamo subito, ragazzi. Prima però, sigla. Sapete, questo nuovissimo video. Sono ancora una volta il vostro carissimo notatissimo del crafting coach. Ragazzi, siamo qui oggi tornati su Clash Royale. Oggi, ragazzi, siamo qui oggi con un nuovissimo deck, ragazzi. Sì, ragazzi, oggi siamo con questo preciso fottutissimo deck. Ragazzi, questo deck in che cosa consiste, ragazzi? Questo deck, allora, consiste in mongolfiera. Vabbè, poi allora, Bogorfiera, Strega, Moschettiere, Bombarolo, Orda di Scheletri, Gigante, Valchiria e Frecce, ragazzi. Quindi questo deck spacca i culi. Ragazzi, anche questo deck è stato fatto proprio da me in persona, quindi non l'ho copiato da nessunissima altra persona. Niente, questo deck è proprio potentissimo, ragazzi. Spacca il culo, adesso vi faccio vedere qualche ripetere. Allora, sconfitta, ma ragazzi, questa sconfitta è con il clan, quindi non c'è. Io farò vedere solo quella con tutti i giocatori. Quindi c'è una vittoria, un'altra vittoria, 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 sconfitta. Scusate, queste due sono sempre del clan. Pure questa, no, questa qua è una vera sconfitta. Quindi sconfitta, vittoria, vittoria, vittoria. Sconfitta, sconfitta, vittoria, sconfitta, vittoria, pareggio, sconfitta, vittoria, vittoria, sconfitta, vittoria, sconfitta, vittoria. Cioè, da quanto avete potuto vedere, in teoria dovete togliere tre sconfitte perché non è il clan e quindi hai voglia, sono più le vittorie che le sconfitte, ma poi c'erano ancora altre vittorie. Mi pare che l'ultima iniziava la frequenza di 5 vittorie consecutive. Voi avete capito su deck quanto cazzo è potente, ma ditemi voi come cazzo potete fare. Poi se magari ragazzi voi non vi trovate con l'ordine di scheletri, io vi consiglio di mettere o il domatore, però no, dopo c'è troppo attacco, quindi vi consiglio di mettere la fireball al posto dell'ordine di scheletri di qui. Però io ragazzi preferisco l'orda di scheletri perché ad esempio pure quando c'è il domatore oppure il gigante, il moschettiere, che è subito levato da mezzo, o no? E allo stesso tempo riescono a volte anche ad attaccare molto. Quindi sono delle truppe davvero micidiali. Ragazzi, oggi vi mostro qualche replay, faremo anche un attacco contro il maestro Musone, quello con il muso lungo. Ragazzi, iniziamo subito dal primo replay, che è un 3-0 per me, quindi una vittoria. Una vittoria, ragazzi, assicurata, mettiamo per due così, più veloce. Lui mette il cannone, io metto il gigante e il, come si dice, la... Lui mette l'ordine di scheletri, lo metto subito alla strega, così levo subito da mezzo, vabbè, poi una catastrofe, Valchiria, strega, gigante, non si capisce più niente, prima te lo butto da giù,
metto pure la mongolfiera, ciuffo di domatore. Io potevo pure non metterla, le scheletri, ma la metto così, giusto tanto per. Quindi un trend era assicurato, con marocchino, cinese, giapponese, tutti hanno come cazzo si dice, svedese, non so manco che cazzo è, ma non lo voglio manco conoscere. Allora ragazzi, andiamo a studiare il secondo elemento di oggi, ragazzi, il secondo elemento di oggi è questo qui, codesto e prego, ragazzi. Ragazzi, cosa faccio? Siccome ho disponibile gigante, mongolfiera, moschettiere e valchiria, metto subito il gigante, metto il moschettiere, la valchiria, poi metto il bombarolo, che poi metto le frecce e poi ci vado il gigante e il moschettiere, così boom, beach, boom, beach e boom, beach. Ragazzi, ormai per la sua torre è quasi finita perché aveva 64 di vita, quindi poco poteva fare, insomma, più o meno. Io un po', vabbè, facevo di strega, dalla sala delle schede, vabbè, per questo primo, infatti, voi già avete visto. Una strega colpisce pure la torre principale, quindi davvero fa davvero molta, ma molta paura. Io poi ci metto di marchiglia, di bomba, no, metto pure le frecce per non mettere l'odore di scherzi e gli butto subito giù. Poi tengo ancora un moschettiere, ragazzi, questa guerra è molto articolata, ecco, è molto giocata da quanto avete potuto vedere. Poi qua una catastrofe, oltre scheletri, valchiglie, strega, moschettiere, mongolfiera, frecce. Mongolfiera, frecce, valchiria e moschettiere. E vabbè, questo era, ragazzi, questo l'attacco. Io spero. Boh, poi c'è anche un altro replay, terzo e ultimo replay che vi mostro oggi. Sì, mi pare che questo. Sì, ora ragazzi vi faccio vedere. Allora, Goblin Angelica, io metto la valchiria per difendermi, poi metto questa qui, la mongolfiera, che fa un bel po' di danno, fa due colpi, quindi ragazzi sotterra quasi già la torre, mi metto pure dei scheletri, metto le frecce così subito le buttiamo giù e... Per poter ancora con le quips di mete che poi subito fanno, poi mettono delle scheletri che trovo in mezzo subito il domatore. Poi queste due scheletri vanno ancora verso la torre principale per mettermi in pecca e qui fa un grande, grandissimo errore, erroraccio, ragazzi. Infatti questo errore gli costerà davvero tanto. Vuol dire, ma qui 500 di vita, tanto fa, no, questo errore gli costerà tantissimo. Non mi fa le faccine, ma... Che cazzo mi fa fare quando stai perdendo, cioè. Poi mi metto pure la fuga. Io metto l'oro degli scheletri e poi, vabbè, non so che cazzo è successo, comunque li butto giù dall'altro lato della torre. Io poi ci metto, che faccio, ragazzi? Metto il gigante, ragazzi, è stato un errore mio qui, ho fatto un errore. Mi ho preso un po' di paura, ho detto, vedi che me la perdo per colpa di questo errore, no. E poi all'improvviso, ragazzi, catastrofe. Valchiglia, frecce, moschettiere. Beach, 677 di vita, ragazzi, si sente, ci vado con la mongolfiera e il bombarolo, leva di mezzo il goblin, c'è il boom, beach, 17 di vita con la bombicella, butto tutto giù, su 2-1, vittoria. Decreto. Ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, condividete, seguite anche sulla nostra pagina Facebook, se volete creare fatto, commentate, condividete, seguite anche sulla nostra pagina, commentate, condividete, ok, basta, basta, basta. Insomma, avete capito. Io ragazzi, da The Crafting è tutto, troppo Jenny. Jenny, dove sei Jenny? Jenny, torna da me! Se n'è andato. Sto scherzando ragazzi, Jenny oggi non è qui con noi, ma comunque il treno non ci saluta mai, quindi a fare. E quindi, e noi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Del crafting è tutto, bella raga!